Ciao a tutti e bentornati in Cucina con Agnese. Come ogni anno, tornano le uova dell'AIL. La manifestazione quest'anno si terrà il 19, il 20 e il 21 marzo. Naturalmente, in questo periodo, regolamentata dalle norme anti-Covid. Ma alla sede di Via Rovigo 1 troverete Anna, Daniele, Luca e tanti altri collaboratori pronti a rifornirvi di queste uova buonissime. Noi siamo molto affezionati all'AIL, l'Associazione Italiana per la Lotta contro le Leucemie e i Linfomi. Ogni anno, con le uova di Pasqua e le stelle di Natale, ci trovate a Piazza Fiume. Quest'anno non so se saremo presenti o meno, ma le uova non mancheranno sicuramente. E se finita Pasqua vi avanzeranno un sacco di uova dell'AIL, noi vi diamo la ricetta giusta. Seguiteci in cucina! Eccoci qui, bentornati in Cucina con Agnese. Oggi utilizzeremo le uova dell'AIL per preparare i biscotti a ferro di cavallo. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono, naturalmente, l'uovo dell'AIL. Questa volta utilizzeremo il cioccolato fondente. Pierangelo voleva provare il cioccolato al latte, ma ho vinto io. Ma nulla toglie che voi possiate utilizzare il cioccolato AIL che più preferite. Ci saranno al latte e fondenti, anche per questa manifestazione. Ci servirà la farina 00, 300 grammi, 160 grammi di zucchero a velo, 80 grammi di amido di mais, 70 grammi di tuorli e 235-250 grammi di burro. Io utilizzerò naturalmente l'impastatrice con la frusta K, se la utilizzate anche voi, ma potete farlo anche a mano questo impasto. Io non vedo già l'ora di mangiarli, ho già fatto un test, sono andati letteralmente a ruba, io ve lo dico, e uno tira l'altro. Sì, sì, ve lo dico proprio. Mettiamoci subito a cucinare. Un ingrediente che mi sono dimenticata di dirvi prima, che per fare la glassa al cioccolato, naturalmente il cioccolato fondente dell'AIL, e poi in più 20 grammi 30 di burro. Ma ora mettiamoci subito a preparare l'impasto per i nostri biscotti. Aggiungiamo nella ciotola dell'impastatrice la farina, lo zucchero a velo, l'amido di mais. Questa ricetta è facile e veloce che non vi so dire. E il burro a pezzetti. Io aggiungo tutto insieme perché poi tanto sarà la macchina a fare il lavoro. Abbasso la leva e ora devo lasciare impastare tutti gli ingredienti fino a ottenere un composto sabbioso a bassa velocità, naturalmente, altrimenti vi inonderete la cucina di bianco. Quando il composto avrà raggiunto questa consistenza sabbiosa, andiamo ad aggiungere i tuorli. Io li ho sbattuti prima, naturalmente questa operazione va fatta con la macchina in movimento. Io l'ho spenta per spiegarvi il passaggio e ora la riaziono e aggiungo i tuorli. Il nostro impasto è pronto, trasferiamolo su un piano da lavoro, leggermente infarinato. E ora andiamo a formare i nostri biscotti a ferro di cavallo. Io mi sono messa qua accanto a me una bilancina perché dovremo formare delle palline di circa 15 grammi l'una e una teglia ricoperta di carta forno pronta all'uso. Ora ho staccato un pezzo di impasto e formiamo una pallina rotolandola fra le mani. La pesiamo, questi sono esattamente 15 grammi. Ora, per formare il biscotto a ferro di cavallo si fa in questo modo. Ce ne sono diversi, ma io mi trovo comodissima con questo. Lo si fa passare leggermente sul palmo della mano. Una volta ottenuto questo filoncino, lungo circa 10 cm, piegatelo su se stesso, delicatamente. E appoggiatelo
sulla teglia ricoperta di carta da forno. E piano piano continuate così fino a esaurire tutto l'impasto. Come vedete, ho utilizzato solo metà dell'impasto. Potete fare anche voi la stessa cosa, potete lasciarlo in frigorifero per 2 giorni, si manterrà benissimo e potete utilizzarlo quando volete voi. Ora invece la teglia dei nostri biscotti va in frigorifero a riposare per 1 ora. 10 minuti prima di toglierlo dal frigo, preriscaldate il forno a 170 gradi. Ci vediamo dopo. Ho tolto la teglia che stava in frigorifero con i nostri biscotti che sono pronti per andare in forno. Io nel frattempo ho preriscaldato il forno a 170 gradi. Questi biscotti cuociono a 170 gradi per 15 minuti. Nel frattempo, come vedete qui, invece ho acceso il gas e l'ho lasciato a minimo per sciogliere il nostro cioccolato a bagnomaria con 20 g di burro. Andiamo a spezzettare all'interno di questa ciotola il cioccolato. Questa è la sorpresa che noi abbiamo trovato. Poi casomai fatemi sapere anche voi cosa trovate nell'uovo di Pasqua dell'Ail. E piano piano facciamo sciogliere bene tutto il cioccolato. I nostri biscotti si sono perfettamente raffreddati. Nel frattempo ho fatto sciogliere, come avete visto, il cioccolato fondente con 20 g di burro e mi sono procurata qua accanto a me una teglia con sopra una gratella per far raffreddare poi i biscotti una volta glassati. Procediamo in questo modo. Andiamo a prendere un biscotto, lo tuffiamo, lo alziamo così e lo appoggiamo qua. Anche prendiamo un altro. Continuiamo così fino a finire tutti i biscotti e poi dovranno per 1 ora circa assestarsi perché il cioccolato dovrà completamente raffreddarsi. Eccoci qui, noi siamo pronti per gustarci i biscotti preparati con le uova di Pasqua dell'Ail. Non dimenticatevi, il 19, il 20 e il 21 marzo in tutte le aree d'Italia ci sarà la vendita delle uova di Pasqua. Qua a Roma, se sarà possibile, se sarà fattibile, a me, Pierangelo e tanti altri amici ci troverete in Piazza Fiume. Altrimenti la sede di Roma Ail in via Rovigo 1 vi aspetterà a braccia aperte per rifornirvi di tantissime buonissime uova. E ricordatevi, come ogni volta, come ogni anno, come sempre, fare del bene, far star bene. Ci vediamo domenica prossima e io vado a mangiarmeli, anzi me ne sono già mangiati 2. Alla prossima! Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it oppure se vuoi visita il sito www.cucinaconagnese.it.